La prefettura di Salerno ha accolto ricorsi di numerosi contravvenzionati, dichiarando illegittime le multe emesse dal famigerato Scout Speed di Albanella. A sostegno di tale decisione, la prefettura ha invocato non solo numerose sentenze dei giudici di pace, ma anche una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una decisione che rischia di mettere in moto la macchina dei risarcimenti, che graveranno sulle casse del comune. A lanciare l'allarme il capogruppo di Uniti per Albanella, Enzo Bagini. La vicenda è stata messa su e poi gestita in maniera piuttosto confusa. C'è stato un affidamento fatto secondo un bando che prevedeva, ovviamente fra le righe, un vincitore già bello e pronto, questo perché soltanto una determinata ditta poteva utilizzare quel determinato apparecchio. Le caratteristiche riportate nel bando, peraltro, indicavano chiaramente di dover ricorrere a quell'apparecchio, ma questa non è una cosa che ho scoperto io, perché c'è stato già l'anno scorso un esposto del consigliere regionale Gambino alla Corte dei Conti che riportava proprio questo aspetto. È stata gestita in maniera affrettata e confusionaria perché prima è partito il servizio e solo dopo qualche mese, su pressioni dell'opinione pubblica locale, si è fatto capire che forse era il caso che questo servizio andava segnalato con un'opportuna cartellonistica. Tant'è vero che fra le cause addotte dalla prefettura nell'accoglimento dei ricorsi presentati dai contravvenzionati, questo è un aspetto che viene messo in bella evidenza, insomma. È un tipo di scelta che ha fatto questo comune insieme a tanti altri, San Cipriano, lo stesso Agropoli, che chiaramente, al di là dell'intento sicuramente condivisibile del controllo della velocità nei centri abitati, lascia trasparire chiaramente, proprio per il modo in cui è stato organizzato, l'intento anche di fare un po' di cassa, al punto tale che ad esempio nell'ultimo bilancio di previsione per il 2000, per il triennio 2018-2020 veniva preventivato un incasso di oltre 200.000 euro, con un danno non da poco per le condizioni piuttosto risicate della nostra economia. Le conseguenze ora quali rischiano di essere? Cosa immagina per il futuro? Purtroppo chi ha già pagato difficilmente potrà ottenere il risarcimento, perché pagando ha accettato praticamente la sanzione. Chi si è rivolto al giudice di pace e ha visto accolto il proprio ricorso adesso rischia di dover andare a sostenere un appello. Già ci sono delle cause che sono state portate in appello dal nostro comune, con ulteriori aggravio dei costi per spese legali. Chi invece ha preferito l'altra strada, quella del ricorso in prefettura e se l'è visto accolto, probabilmente avrà la certezza che la storia finisce lì, in quanto contro i decreti prefettizi si potrebbe fare ricorso semplicemente esclusivamente al TAR, con un costo importante da parte del ricorrente. Non credo che il nostro comune sia così folle da andare a buttare soldi dalla finestra per ricorrere anche contro il decreto prefettizio. Purtroppo le persone che hanno pagato delle multe che poi l'ufficio territoriale di governo ha dichiarato essere state elevate in maniera illegittima.